Ultimi giorni di mercato, la sessione estiva chiuderà i battenti venerdì 1 settembre alle ore 20. Con la probabile cessione di Colai destinato al Cesena, se il club romagnolo dovesse cedere Chiarello, teoricamente il Pescara potrebbe prendere altri tre calciatori per arrivare ai 24 della lista. Così il presidente Daniele Sebastiani, che di fatto toglie dal mercato Mesic, Cuppone e Vergani. Cerchiamo di non fare danni, quindi da questo punto di vista credo, mi sento di poter dire che a meno di veramente di situazioni straordinarie che al momento non vedo all'orizzonte, Messi che giocherà con Pescara. Non è ipotizzabile di prendere un altro attaccante perché fra 10 giorni ce l'avrò, se Dio vuole tutte e tre. Tommasini mi sembra che sabato ha fatto la risonanza ed è sicuramente meno grave del previsto. Quindi non 20 giorni di stop, Presidente? Non credo. E comunque, insomma, Vergani resta a Pescara. Ma io l'ho sempre detto, quindi non è che lo dico oggi. Ho sempre detto che il mister è un giocatore a cui piace. E noi l'abbiamo cercato lo scorso anno in maniera importante e siamo riusciti, se vi ricordate, solo l'ultimo giorno. Quindi è un giocatore su cui noi puntiamo e mi auguro che lui si rimetta presto, il prima possibile, perché secondo me la possibilità, si sta bene, di fare veramente una bella stagione. Quindi il Pescara farà soltanto un'operazione in entrata, no? Giusto per capire. Sì, ma noi dobbiamo fare la mezzala. Cioè, vogliamo fare una mezzala, non è che dobbiamo fare, perché se uno parla con il mister dice se troviamo un giocatore che ci piace, bene, se no restiamo così. Perfetto. Noi vorremmo dargli una mezzala con caratteristiche pochettino diverse, quindi siamo alla ricerca di quel profilo lì. Quindi arriverà un solo giocatore? No, io credo proprio di sì. Avete pensato sì o no al ritorno di Masciangelo, Presidente? No, ma nel modo più assoluto. Io non so nemmeno da dove sia uscita questa questione di Masciangelo. Al momento non c'è in cantiere l'uscita di Milani e quindi non c'è l'ingresso di nessun altro. È chiaro che se dovesse arrivare domani un'offerta importante per Milani, Masciangelo sicuramente sarebbe un giocatore importante, ma bisogna capire, uno, se il giocatore vuole tornare a Pescara, due, se non ha offerte da categorie superiori, e tre, se il Benevento lo lascia andare. Cioè, sono i numeri che si aspettava, 1419 tessere, dato soggetto a variazioni, il presidente Sebastiani? Ma io pensavo di fare qualcosina di più, qualcosa di meglio. Noi abbiamo i nostri affezionati che, come ho sempre detto, io ringrazio e ringrazierò sempre, ma quelli sono, non è che possiamo pensare di avere dei numeri più alti, perché comunque poi ci saranno quelli che se piacerà lo spettacolo verranno, altrimenti no, o ci saranno anche tanti di quelle persone che poi settimanalmente fanno decine di telefonate per cercare di trovare un posto allo stadio, diciamo, da portoghese, quindi è così, siamo abituati a questa cosa. Io ho detto ai miei collaboratori che quest'anno chi vuole vedere la partita la vede pagando il biglietto. Cioè, stop ai biglietti omaggio, questo voleva dire? Assolutamente sì. Ah, ok. Ci saranno i biglietti per quanto riguarda gli sponsor, che chiaramente contribuiscono alla gestione della parte marketing, ma per il resto non darò biglietto omaggio. Primo, perché mi sento di rispettare questi 1419 tifosi che si sono abbonati, e secondo perché mi sono rotto le scatole, mi devo sentire dire anche che non vengono allo stadio perché ci sono io. No, vengono allo stadio perché magari chiedono l'accredito, non vengono se non glielo fai, è una cosa differente.